e ne consegniamo nella tabella che ci è stata consegnata un pacchetto. In ogni pacchetto ci sono due mascherine. Ovviamente sono rilavabili e poi sul sito comunque del comune e nelle pagine Facebook troveranno tutte le indicazioni anche per, ecco, pulirle e metterle di nuovo nella seconda operazione. Al via la consegna porta a porta di mascherine, una distribuzione capillare sull'intera città di Arezzo, battuta a tappeto da un esercito di volontari. C'era bisogno. Perché? A tutti i cittadini a casa verranno diciamo, inserite nelle cassette delle lettere, quindi non ci sarà contatto tra i volontari e i cittadini e questo sarà il 95% delle consegne. Ci sarà sicuramente chi rimane indietro, chi gliene mancherà una, ci telefoneranno i cittadini e noi faremo una seconda passata per rifinire la parte grossa che avremo comunque già consegnato. Se non risponde al citofono, non vengono lasciate. Non si lasciano certamente dietro la porta perché se le potrebbe prendere chiunque. 150 volontari scesi in campo che suoneranno il campanello dell'interessato e depositeranno nella cassetta delle poste le buste sigillate con dentro ad ognuna due mascherine per ciascun cittadino. Perché ora bisogna fare rete tutti insieme, noi da anni che si dice di fare reti nelle coste di tutti i giorni ed oggi dobbiamo farle la prova concreta anche nel mondo dell'associazionismo di dare il proprio contributo, perché è molto semplice durante l'anno organizzare un torneo o un evento in palestra ed è qui che vedi la differenza tra chi magari durante l'anno lavora per un progetto o invece lavora per il sociale. Noi cerchiamo, come sicuramente altre associazioni del territorio di Arezzo, di fare sociale e questa è una missione da fare. Entro fine settimana tutti i cittadini di Arezzo avranno le due mascherine fornite dalla Regione Toscana. A quel punto il sindaco firmerà l'ordinanza più stringente rispetto a quella del governatore Rossi. La sua visione, diciamo, è restrittiva ma non così tanto. Lui sostiene che se si è da soli, che si sia in un ambiente pubblico aperto al pubblico o all'esterno, non ci abbiamo bisogno di una mascherina. Io ritengo invece che come si esce di casa bisogna indossarla, perché non sappiamo mai chi incroceremo o non incroceremo. E comunque è un modo anche per far capire alle persone che l'uscita di casa è una cosa straordinaria. Si fa soltanto nel momento in cui c'è da andare a comprare generi alimentari o di prima necessità o un farmaco o andare da un medico, ma non per prendere la boccata d'aria, perché uscire da soli senza mascherina ha il senso di prendere una boccata d'aria, che è vietato, non si può fare, non si deve fare. E quindi non occorre abbassare la guardia proprio nel momento in cui il contagio si sta lentamente spengendo. Questo è il momento più difficile, perché è anche quello che ci dà una falsa sensazione di sicurezza che invece dobbiamo cercare di evitare di avere.